Allora, finora negli esempi che avete visto anche nei laboratori, in tutti gli esercizi che avete trattato, prevalentemente avete visto degli esempi di sistemi informativi che possiamo classificare a livello operazionale. Quindi, richiamando la rappresentazione a piramide con i vari livelli organizzativi, buona parte dei sistemi che avete visto si trovano a livello base. Quindi sono essenzialmente dei sistemi che supportano attività core operative di un'azienda. Ovviamente non abbiamo soltanto questi livelli, anche se i sistemi informativi a questo livello sono quelli più importanti, più significativi, abbiamo anche livelli più alti in cui trovano posto dei sistemi informativi specializzati. In particolare, oggi iniziamo a parlare dei sistemi informativi che sono orientati ai livelli alti, quindi a livello strategico e a livello gestionale. Quindi quello dei senior manager e quello dei middle manager. Qual è la funzione di questi sistemi informativi? È quella sostanzialmente di andare a fare un'operazione di controllo e monitoraggio di quello che avviene ai livelli bassi. Sostanzialmente parliamo di un concetto abbastanza comune, quello di controllo e gestione. L'idea fondamentale è che quando noi andiamo ad eseguire un processo, normalmente non lo eseguiamo a caso, ma lo eseguiamo avendo in mente alcuni obiettivi che vogliamo raggiungere. E analizzando le informazioni che possiamo raccogliere da questo processo, essenzialmente l'output del processo, possiamo andare a confrontare quello che erano gli obiettivi definiti quando abbiamo pianificato l'esecuzione del progetto, con i risultati effettivi che abbiamo misurato eseguendo il processo. Possiamo fare un'analisi, se vogliamo, possiamo anche chiamarla delta analysis, andiamo a vedere la differenza tra quello che ci eravamo posti come obiettivo di fare e quello che invece abbiamo fatto effettivamente. Da questo confronto possiamo trarre le nostre conclusioni, che sostanzialmente possiamo, se non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi o c'è qualche disallineamento, andare a identificare delle azioni correttive da fare. Queste azioni vengono poi realizzate praticamente, e quindi alla prossima esecuzione del nostro processo probabilmente osserveremo dei risultati diversi dovuti, si spera, alle azioni che abbiamo intrapreso e potremo successivamente andare a vedere i risultati, confrontarli con gli obiettivi che ci eravamo posti ed eventualmente intraprendere altre azioni o al limite modificare i nostri obiettivi. Quindi tutto questo ciclo di monitoraggio, confronto e azione, che è un tipico ciclo di feedback, di controllo, viene eseguito dai sistemi informativi gestionali sulla base dell'output delle informazioni raccolte dai processi che sono invece supportati dai sistemi informativi operazionali. Quindi la parte di esecuzione e monitoraggio sostanzialmente è compito di un sistema informativo di livello operazionale, mentre invece la parte alta, quindi di analisi, raccolta, eventualmente supporto alle decisioni, è invece obiettivo di un Management Information System. Ovviamente, in funzione della complessità dei processi che stiamo monitorando, identificare e mettere in pratica le azioni correttive potrebbe non essere un qualcosa di automatico e automaticamente inserito in un Management Information System. Nei casi più semplici, sì, normalmente di mezzo c'è il giudizio e la decisione umana. Quindi,
Il Management Information System fornisce tutti i dati e le informazioni utili per poter prendere delle decisioni, decisioni che poi verranno implementate in vari modi all'interno del processo di base. Le decisioni possono essere ovviamente di moltissimi tipi, quindi assumo delle persone, le licenzio, compro più macchine, miglioro la qualità del controllo di qualità, eccetera. Quindi su che cosa sono queste decisioni, come vengono prese, non entreremo particolarmente perché si tratta più di discipline diciamo, gestionali e organizzative. Noi ci focalizzeremo sostanzialmente sulle informazioni che vengono prelevate, come andare a definirle e come andare a inserire queste informazioni in un sistema informativo. L'idea fondamentale che sta dietro l'approccio del controllo è quello che io posso andare a migliorare soltanto ciò che misuro, o viceversa, ciò che misuro può essere migliorato, ciò che non misuro ovviamente non può essere migliorato in alcun modo. Quindi la misura è una condizione necessaria per poter andare a implementare questo ciclo di monitoraggio, controllo e azione. Le misure sostanzialmente sono molto spesso realizzate tramite degli indicatori, sostanzialmente dei numeri, se vogliamo semplificare molto l'idea. Quindi i sistemi informativi a livello gestionale e strategico danno un supporto ai manager per monitorare, riportare le informazioni e fare delle operazioni di controllo. E sostanzialmente cercano, hanno l'obiettivo di raccogliere e visualizzare un numero possibilmente limitato di indicatori che rappresentino in maniera affidabile e precisa ciò che avviene nei processi di più basso livello. A questo punto quello che noi vorremmo fare è di concentrarci su quali sono questi indicatori e come possono essere definiti. Allora, esistono diversi approcci per andare a definire indicatori che coprono diverse aree e diversi tipi di interesse. Diciamo che, per citare alcuni nomi abbastanza comuni, abbiamo un approccio che potrebbe essere quello del management accounting, che riguarda più gli aspetti finanziari e che, se vogliamo, è quello più standardizzato, okay? In economia ci sono un numero elevatissimo di indicatori che possono essere presi in considerazione oppure devono essere presi in considerazione in base a alcune normative. Abbiamo degli strumenti di gestione che sono i Critical Success Factor, in cui andiamo a identificare alcuni fattori di successo, di solito di alto livello, quelli più importanti. Abbiamo poi un altro approccio che è basato sugli indicatori di processo, Key Process Indicator, KPI, su cui ci focalizzeremo maggiormente. E poi esistono delle tecniche anche più di alto livello, magari meno precise, come ad esempio le Balance Scorecards, che permettono di andare a gestire dei fattori di successo cercando di bilanciare diversi aspetti all'interno di una strategia aziendale. Ovviamente tutte queste tecniche hanno un ambito di applicabilità diverso, giusto per darvi un'idea molto veloce, non si legge niente. Preferite che apriamo sopra e spegniamo le luci? Come? Sì. È meglio, vero? Okay. Meglio?
Leggete di più, di meno? Non è cambiato assolutamente nulla? Allora, dicevo, le varie tecniche hanno un ambito di applicazione abbastanza diverso, quindi se immaginiamo le funzioni verticali di un'azienda, gli aspetti finanziari, a quelli di gestione di processo, la gestione del marketing, esistono alcune tecniche abbastanza settoriali e altre tecniche più trasversali, quindi ad esempio la tecnica dei critical success factor. È una tecnica che cerca di prendere in considerazione molti aspetti generali, quindi non si specializza su un aspetto particolare. Altre tecniche invece, come il KPI, si focalizzano su un aspetto principale, ad esempio la gestione di un processo. Prima di andare a vedere come possiamo definire degli indicatori, quali sono i criteri, vorrei introdurre brevemente alcuni concetti base che riguardano l'idea della misura. Quindi alcuni cenni fondamentali di teoria della misura, magari qualcuno di voi li ha già fatti, ma c'è un richiamo abbastanza generale, giusto per darvi le basi fondamentali per poi andare a capire meglio quello che diremo dopo sulle misure. Inizio con una citazione da Lord Kelvin che affermava come trattare un qualunque argomento senza poterlo quantificare, quindi poter esprimere i fenomeni che osserviamo con dei numeri, non ci dà la possibilità di caratterizzarlo in maniera abbastanza precisa. Quindi tutto sommato qualunque affermazione che non si basi su delle misure numeriche non è completamente soddisfacente. E se non abbiamo una descrizione molto precisa, soddisfacente, quindi numerica, non abbiamo nessuna possibilità di andare a influenzare un fenomeno. Quindi è un altro modo di dire che si può agire soltanto su ciò che si misura. Che cos'è una misura? Allora, la misurazione, o meglio il processo di misurazione, è un processo empirico che assegna dei numeri o comunque una rappresentazione formale a delle entità con lo scopo di caratterizzare alcuni attributi dell'entità. Quindi e una caratteristica fondamentale di questo processo è quello di essere oggettivo. In italiano noi utilizziamo la parola misura sia per indicare il numero, sia per indicare il processo. In realtà sono due cose diverse, ovviamente, per cui in inglese si usa measurement per indicare il processo di misura e measure per andare a proprio indicare il numero che noi assegniamo. Allora, che cosa sono le entità? Beh, qualunque cosa il nostro interesse, le persone, i pezzi che andiamo a produrre, i servizi. Gli attributi sono delle caratteristiche di queste entità, per cui il livello di istruzione delle persone, piuttosto che le dimensioni fisiche di un prodotto, oppure il tempo di risposta per un particolare servizio. Quindi normalmente data un'entità, che è qualcosa che ha a che fare con il nostro processo, noi possiamo andare a identificare diversi attributi. Non tutti ovviamente sono di nostro interesse. L'obiettivo normalmente è quello di andare a caratterizzare qualcosa che serve per fare un controllo del nostro processo. Quindi sulle persone mi interesserà magari sapere il grado di istruzione. L'altezza, che è un altro attributo, è qualcosa di sostanzialmente rilevante. Un'altra caratteristica fondamentale del processo di misura è l'oggettività. Quindi, in linea di principio, io vorrei definire le misure in modo tale che
processo sia ben chiaro, ben definito, e in modo tale che il processo sia ripetibile. Quindi io posso ripetere la misura in istanti diversi, ottenendo delle misure coerenti, e posso anche far effettuare la misura da persone diverse, ottenendo sostanzialmente lo stesso risultato, salvo qualche errore. Quindi ogni volta che vado a definire un processo di misura, dovrò andare innanzitutto a capire quali sono le entità che voglio misurare, capire gli attributi che mi interessano e definire un processo, una procedura, per andare a assegnare un valore a quei particolari attributi. Con che criterio scelgo le entità e gli attributi? Beh, normalmente parto da un mio obiettivo di alto livello, quindi io voglio avere una produttività di 10 pezzi all'ora per persona. Voglio che l'output del mio sistema informativo sia disponibile per almeno il 99,9% del tempo. Quindi voglio che al massimo per l'1% del tempo il mio servizio, il mio sistema informativo possa non rispondere, ma non oltre quel tempo. Voglio che l'efficienza o i costi di un particolare processo siano sotto una certa soglia. Quindi normalmente io non scelgo a caso le entità, gli attributi, ma parto da un obiettivo organizzativo e gestionale. Quindi voglio raggiungere un particolare obiettivo. Dato questo obiettivo, identifico quali sono le entità coinvolte, gli attributi rilevanti, e vado a definire degli indicatori. Esempi di indicatori o di misure che abbiamo abbastanza familiarità sono ad esempio l'età delle persone, quindi vediamo in questo esempio che data un'entità è data lo stesso attributo di quell'entità, è possibile andare a definire più misure. Oppure posso andare a vedere in fondo che il numero di difetti trovati per K-Log, che sta per migliaia di linee di codice, in realtà è una misura per diversi attributi di diverse entità. Quindi il numero di difetti che trovo per migliaia di linee di codice potrebbe essere da un lato una misura della qualità del codice, meno difetti trovo, migliore la qualità, ma potrebbe anche essere viceversa una misura dell'efficienza o della capacità di chi esegue il test. Quindi più test, più difetti trova, più è bravo. È ovvio che finché non ho definito il contesto in cui mi trovo, esattamente l'obiettivo che mi pongo, andare a definire delle misure è utile fino a un certo punto. Quindi, di solito io parto con un ben chiaro obiettivo organizzativo e poi posso andare a definire le mie misure. Ma essenzialmente cosa significa misurare? Esistono diverse teorie su come è possibile effettuare delle misure. Diciamo che quella più famosa è dovuta a Stevens, che ha pubblicato i suoi risultati nel 1946, quindi è una teoria vecchissima, molto criticata, con vari problemi concettuali, ma che tuttora viene utilizzata praticamente per andare a parlare di misura. Quindi la teoria della misura è una base scientifica che ci consente di definire quando una qualche cosa che abbiamo definito è effettivamente una misura, quindi può essere definito come una misura,
Che cosa possiamo dire e che affermazioni possiamo fare sulle misure, quindi come possiamo confrontarle, come possiamo andare ad esempio a sintetizzarle, che tipo di scala sto usando e quindi che proprietà hanno queste misure e che operazioni statistiche posso applicare a questo tipo di misure. Allora, l'idea di misura parte dall'idea di osservare un sistema reale che in maniera formale è descritto come un sistema di relazioni empirico. Quindi un sistema di relazioni empirico, vi tralascio la definizione matematica che è ancora più pesante, è essenzialmente un insieme di entità che possiamo oggetti, che possiamo riscontrare nel mondo reale e delle relazioni che esistono tra di esse. Le entità potrebbero essere le persone e le relazioni che esistono tra di esse potrebbero essere il fatto che uno sia più alto dell'altro, la persona è più alta di un'altra. Ovviamente in un sistema empirico possono esistere più di una relazione, ma ragionevolmente almeno una deve esistere, in modo che possiamo andare a fare qualche confronto. Se non possiamo fare confronti, ovviamente ha poco senso andare a effettuare delle misure. Possono anche esistere delle operazioni all'interno di questo sistema empirico di relazioni che permettono di passare di combinare due elementi e ottenere un terzo elemento che è sempre membro dell'entità di questo sistema. Che cosa è in sostanza una misura? Una misura è una funzione, se volete, o una corrispondenza, una mappatura tra il sistema empirico e un altro sistema. Sostanzialmente è una mappatura che associa a ogni entità del nostro sistema empirico un corrispondente elemento formale, la misura. L'elemento formale, nel caso più comune e più semplice, è un numero reale di solito. Quindi la misura è un qualcosa che, dato il nostro sistema empirico, è in grado per ogni entità di associare un numero. Poi in alcuni casi la misura potrebbe non essere un numero, ma essere magari un simbolo. Immaginiamo i numeri per semplicità, ma teniamo presente che questo è il caso più comune, ma non è il caso più generale. Quindi l'idea è che io parto dal mio sistema empirico in cui ho delle entità, ad esempio le persone, o delle relazioni tra di esse, che fanno riferimento a un particolare attributo. Ad esempio, l'altezza delle persone e la relazione è più grande di. Che cosa fa la mia misura? La mia misura associa a ogni entità del mio sistema empirico un numero che è la misura dell'attributo altezza della persona che esiste nel sistema empirico. In più, il nostro sistema di misura, oltre ad associare dei numeri, contiene una relazione che è la rappresentazione della relazione empirica. Quindi, la relazione più alto di viene tradotta nel mio sistema empirico dalla relazione di maggiore tra i numeri reali. Ovviamente qui ci manca un pezzettino, perché se ci fermiamo qua possiamo associare i numeri assolutamente a caso e va tutto bene. No, in realtà c'è una condizione in più per un sistema di misura che è detta la condizione di rappresentazione, ovvero io devo essere sicuro che nel mio sistema formale
vengano mantenute tutte le relazioni che esistevano nel mio sistema empirico. E che non venga creata nessuna relazione aggiuntiva, quindi non ci siano degli artefatti introdotti dal mio sistema di misurazione. Quindi, quando io ho una misura che quindi permette di associare un numero a ogni entità, quindi un attributo di ogni entità, che mi fornisce una relazione che corrisponde alla relazione empirica, e che in più mantiene tutte le relazioni che prima esistevano nel sistema empirico. Questa misura è detta una misura ammissibile. Ovvero ho identificato quella che è una scala di misura. Ovviamente io non ho un'unica possibile scala di misura, ma ne posso definire tante. Quindi mi posso sostanzialmente porre il problema di andare a decidere se una particolare relazione empirica che io posso osservare nel mondo reale è effettivamente rappresentabile in un sistema formale. Posso andare a capire se effettivamente c'è un'unica misura oppure ce ne sono tante. E se ci sono tante misure, andare a capire qual è quella più appropriata. Allora, sostanzialmente, Stevens aveva proposto un insieme di scale di misura, cioè un insieme di misure tra loro equivalenti, classificate in una serie di livelli che partono dal livello che si chiama nominale e arriva a un livello che si chiama ratio. Absolute in realtà è stata una misura introdotta dopo. Quindi abbiamo tutto un insieme di misure che possiamo chiamare nominali, che sono tutto sommato equivalenti tra di loro. Abbiamo varie misure di scala ordinale che sono equivalenti tra di loro, idem per interval e per ratio. Quindi l'idea è che, dato un sistema empirico, io posso andare a identificare una misura con scala di tipo ratio, che in realtà è una tra tante che sono equivalenti tra di loro, che posso, a cui posso applicare un'operazione di trasformazione. Quindi l'idea fondamentale è che all'interno di una particolare scala io posso fare un'operazione di trasformazione e passare da una misura a un'altra. Torno un attimo indietro. Quindi l'idea fondamentale è che non esiste in generale un'unica misura, ne esistono molte, e queste sono tutto sommato tra loro equivalenti. Ce ne sarà qualcuna preferibile perché magari è più standard di altre, ma sono tutto sommato equivalenti. E posso passare da una all'altra con una trasformazione molto semplice. Che cosa differenzia queste varie scale? Sostanzialmente la ricchezza. Ovvero la quantità di relazioni empiriche che sono in grado di rappresentare. Quindi più una scala è ricca, più relazioni empiriche, cioè relazioni che esistono nel mondo reale, possono essere rappresentate. La ricchezza di una scala normalmente è inversamente proporzionale al numero di trasformazioni che io posso fare all'interno della scala. Quindi, partendo da quella della scala più piccola, l'assoluta,
secondo la scala assoluta io ho un'unica misura possibile. Non posso fare trasformazioni, ho quella misura lì ed è soltanto quella. Salendo su la scala ratio, che è quella appena meno ricca, io qui posso applicare alcune semplici trasformazioni. Sostanzialmente misure, variazioni di scala. Nella misura interval posso applicare più trasformazioni, quindi ho molte più misure alternative, che sono in grado di rappresentare lo stesso insieme di relazioni empiriche, e via via salendo fino alla scala nominale, in cui io ho un numero enorme di possibili misure, tutte equivalenti in termini di capacità di rappresentare relazioni empiriche tra di loro. Quindi questa classificazione si basa sostanzialmente su quante misure posso identificare e quanto è vincolante la trasformazione da una misura all'altra. Qui io in generale posso, almeno in teoria, data un'entità e un suo attributo, andare a scegliere praticamente una qualunque di quelle scale. In alcuni casi alcune scale non sono applicabili perché non ho abbastanza informazioni, ma in generale, in linea di principio, potrei andare a identificare una misura in ogni scala. Ovviamente quello che di solito si fa è cercare di utilizzare la scala più ricca possibile. Vediamo un po' più nel dettaglio quali sono queste scale di misura. Iniziamo dalla scala nominale. Allora, la scala nominale racchiude tutta una serie di misure che sostanzialmente classificano gli elementi che esistono nel nostro sistema empirico in una serie di classi. Ad esempio, data l'entità persona e l'attributo origine, io posso classificare le persone con un'origine che è Italia, comunità europea o extra comunità europea. L'unica cosa che posso dire è di due persone rispetto a un attributo è se hanno la stessa origine o se hanno un'origine diversa. Ok? Quindi l'unico confronto che posso fare è uguale o diverso. Quindi, pensando alla nostra misura, abbiamo detto è un qualcosa, una funzione che assegna un valore all'attributo origine in questo caso dell'entità persona, io potrei dire che la mia misura è 1 se la persona è italiana, 2 se la persona è della comunità europea, 3 se la persona che arriva da fuori dalla comunità europea. Ma ovviamente questa è una codifica assolutamente arbitraria, per cui è altrettanto valida quanto dire che assegno 101 a chi arriva dall'Italia, 3,1 da chi arriva dalla comunità europea e 5 a chi arriva da fuori dalla comunità europea. Oppure, invece di utilizzare dei numeri, potrei utilizzare dei simboli, quindi I per gli italiani, E per gli europei, X per gli extraeuropei. Quindi l'idea di base è che le trasformazioni da 1, 2, 3 a 101, 3,15 a I e X sono praticamente qualunque trasformazione che mi assegni valori diversi a classi diverse. E in linea di principio tutte queste misure sono assolutamente equivalenti. Poi magari andrò a scegliere quella che assegna I, E ed X perché è più facile da leggere, ma da un punto di vista teorico queste sono assolutamente equivalenti.
Quindi la scala nominale è quella più grezza, che semplicemente mi permette di andare a confrontare due attributi, due entità in termini di uguale o diverso. Se voglio aggiungere qualcosa in più, devo andare a utilizzare una scala che è chiamata scala ordinale, in cui, come dice il nome, ho il concetto di ordine. Ad esempio, sicuramente avete già visto tantissimi questionari. Nei questionari normalmente le domande sono formulate nella forma: vi viene proposta una frase e viene chiesto il livello di agreement, quanto concordate con quella frase. Per cui potete dare una valutazione su 2, 3, 4, 5 punti, ad esempio da sono completamente in disaccordo a sono completamente d'accordo. Ovviamente in questo caso, se io confronto due risposte, una può essere più o meno in accordo dell'altra, quindi ho una relazione d'ordine. A questo punto, se immaginiamo una misura di quel tipo, quindi dico 1, completi di disagree, 2, mostri di disagree, 3, mostri agree, 4, completi agree, questa è una possibile misura, ma è ovvio che io posso andare ad assegnare qualunque altra codifica, quindi a qualunque altra corrispondenza, purché quell'ordine sia mantenuto. Cioè, il codice, il valore che assegno a chi concorda completamente deve essere più grande del codice che assegno a chi sostanzialmente concorde, quindi deve essere più grande di chi sostanzialmente non è d'accordo, che a sua volta deve essere ancora più grande di chi è completamente in disaccordo. Quindi, ad esempio, potrei mettere meno 2, 1, 1, 2, 5. Anche questo è valido. Quindi, sostanzialmente, io qui posso passare da una misura all'altra con una trasformazione che è sostanzialmente qualunque funzione monotona crescente. Quindi ho già abbastanza gradi di libertà per andare a scegliere la codifica che preferisco. Il fatto che io possa esprimere la misura di un particolare attributo secondo una scala ordinale e magari non lo possa fare con scale più sofisticate, mi dice sostanzialmente che io conosco poco di quell'attributo, non lo conosco a fondo. Vuole anche dire che, ad esempio, quanto è distante la valutazione agree, mostri agree da mostri disagree, rispetto a completi agree, rispetto a mostri agree? Sono uguali o no? In generale non lo so. Nessuno mi dice, se prendiamo l'ultima codifica, che chi risponde completely agree è 10 volte più d'accordo di chi dice mostly agree. Ammesso che abbia senso dire 10 volte più d'accordo. A me piacerebbe molto poterlo dire, perché vuol dire che è una misura più precisa. In alcuni casi la mia conoscenza del fenomeno che voglio misurare non mi permette di andare oltre. E quindi, ovviamente, faccio un passo oltre la scala nominale, magari in accordo o in disaccordo, faccio dei livelli che hanno un ordine, ma non posso andare oltre. E il fatto che quei numeri lì siano in buona parte arbitrari, perché siano in crescita, mi rappresenta proprio che il fatto che mi manca questo concetto di distanza tra un livello e l'altro. Se questa distanza è importante o
questa distanza è un qualcosa che io, e anzi, è un qualcosa che io riesco effettivamente a misurare, a conoscere, perché conosco bene il fenomeno che è sottostante, allora posso utilizzare la scala successiva, che è la scala di tipo intervallo, in cui, oltre all'ordine, ho anche la possibilità di quantificare le distanze da un livello all'altro. In questo caso posso iniziare a fare alcune operazioni, posso ad esempio andare a fare delle somme, somme e sottrazioni, perché se quantifico la distanza, a questo punto la sottrazione ha un significato. Mentre, se torniamo al caso precedente, andare a dire cosa fa mostly agree meno mostly disagree, non lo so. La somma neanche. Nella scala di tipo interval, quindi ho questa possibilità di rappresentare aspetti aggiuntivi, quindi la distanza tra due valori. Un esempio di misura che è raccolta su scala di tipo intervallo è ad esempio la misura che mi dice il tempo d'inizio di una particolare attività di un progetto. E qui abbiamo due modi di andare a misurare questo tempo di inizio. Ad esempio, in mesi dall'inizio effettivo dell'attività. Quindi ho una prima attività che mi rappresenta l'inizio del progetto e vado a vedere quanti mesi dopo faccio partire la mia nuova attività. E questa è sostanzialmente la misura che è utile a un project manager, perché vuole sapere esattamente a che punto è, quando inizia, tra quanti mesi inizia la prossima attività. Magari a un amministratore delegato o a un contabile non gliene frega nulla di sapere il mese esatto, a lui interessa sapere quell'attività lì in che anno contabile rispetto al progetto si trova, oppure quanti anni sono passati rispetto al ricevimento dei fondi. Ricevimento dei fondi che potrebbe essere anche posteriore all'inizio effettivo del progetto. Quindi, sostanzialmente, come suggerisce il nome, io vado a misurare l'intervallo rispetto a un punto di riferimento. Questo punto di riferimento è sostanzialmente arbitrario in generale. Pensate alle date. Noi siamo nell'anno 2013, alla fine, se andate in Cina siamo nell'anno, non mi ricordo, 6.000 e qualcosa. Perché hanno un punto di riferimento diverso. Tuttavia, sapendo come sono messi questi punti di riferimento uno rispetto all'altro, posso fare una trasformazione da una misura all'altra. Quindi so che la misura secondo il project manager è uguale a 12 volte la misura secondo il CEO più 9 mesi. Quindi posso fare una trasformazione da una misura all'altra essenzialmente con una trasformazione lineare. In linea di principio, le due misure sono assolutamente equivalenti. Cioè, portano la stessa informazione. Poi, il fatto che il project manager voglia sapere i mesi è essenzialmente per sua comodità. Quindi sceglierò una misura piuttosto che un'altra. Una volta che so che sono equivalenti, scelgo quella che per me è più comoda, che rappresenta un'informazione che per me è più facile da leggere. Rispetto all'esempio di prima, quindi il livello di accordo con una particolare frase, qui ho un'informazione in più, quindi ho un punto di riferimento. Se io potessi dire ho un accordo due volte, tre volte, quattro volte rispetto a un punto di riferimento, potrei esprimere la cosa sotto su una scala di tipo int.
Ovviamente la scala di tipo inter ha ancora qualche limite, perché se io vado a dire che un'attività parte il doppio del tempo rispetto a un'altra, questa è un'affermazione che ha senso, più o meno, rispetto a un sistema di riferimento e non all'altro. Per cui un'attività che parte 2 mesi dopo un'altra, un'attività che parte al mese 2, un'attività che parte al mese 4, potremmo dire che la seconda attività parte il doppio dei mesi dopo il primo. Però se passiamo all'altro sistema di riferimento, questo non è più vero, perché partono tutte e due nello stesso anno. E comunque il rapporto tra le due misure non è 2. Questo perché sostanzialmente il punto di riferimento è arbitrario. Sarebbe molto bello avere un punto di riferimento fisso che mi rappresenta la totale assenza di un particolare attributo. E ovviamente sulle date è difficile. O ho la possibilità di sapere esattamente qual è l'inizio del tempo e di misurare questa distanza, allora ho un punto di riferimento assoluto, oppure non lo posso fare. Pensate anche solo alla temperatura. Le scale di temperatura, prendete la scala Celsius e la scala Fahrenheit, loro partono da un punto di riferimento che sostanzialmente è arbitrario. Gli intervalli sono pure arbitrari. Tuttavia, con una trasformazione di tipo lineare posso passare da una all'altra. Esiste però una scala, la Kelvin, che parte da una conoscenza più profonda del fenomeno, per cui sa che c'è uno zero assoluto. E quindi, in quel caso lì, la misura è sicuramente di tipo più che intervallo, ratio, rapporto. Quindi la caratteristica di questo tipo di scala è che c'è uno zero assoluto che mi rappresenta la totale assenza di un particolare attributo. Quindi riesco a rappresentare un po' più informazioni. Ovviamente a questo punto ho delle unità che sono abbastanza standard e quindi cresco a partire da quel riferimento in termini di unità. Quindi in termini di gradi Kelvin io posso andare a dire che una certa temperatura è il doppio di un'altra. E questo è assolutamente vero. Un altro esempio classico di misure di tipo ratio è ad esempio la lunghezza. Okay. Lo zero vuol dire che non c'è nessuna lunghezza. E quando dico che una lunghezza è il doppio di un'altra, ha perfettamente senso. Ed ha lo stesso significato sia che io utilizzi i metri, sia che utilizzi i piedi. Quindi in generale, un altro esempio misura di tipo ratio e la scala, ad esempio, l'attributo età di una persona, che fa riferimento a un valore assoluto, cioè l'istante di nascita della persona. E lo posso misurare in mesi, in anni, in fasi lunari, quello che volete. Sostanzialmente posso passare da una misura all'altra con un fattore moltiplicativo. Quindi notate come qui la trasformazione sia molto più restrittiva, quindi un fattore di scala e basta. Nel caso interval avevo un fattore di scala più un offset. Nel caso ordinal avevo qualunque funzione monotona crescente. Sostanzialmente più è ampio l'insieme di misure equivalenti, meno è ricco l'insieme di relazioni che io riesco a rappresentare. E meno ricca sostanzialmente l'informazione della portata della scala. Il passo successivo in termini di dettaglio e di ricchezza è la scala assoluta
in cui sostanzialmente misuro qualcosa andando a contare le occorrenze. Numero di persone, numero di segnalazioni di errore. Le persone sono 100, non ho un'altra unità di misura. Quindi non posso dire che sono 200 mezze persone, perché la mezza persona non ha senso. Quindi, quando ho un'operazione di conteggio, la scala è sicuramente assoluta e quindi sono sicuro che c'è un'unica misura possibile. In questo caso, ovviamente, l'unica trasformazione ammissibile è la trasformazione identica. Quindi c'è solo quel tipo di misura. Quindi è molto utile andare a pensare termini di ricchezza di informazione per capire che tipo di scala posso utilizzare per una particolare misura. Riepilogando, quindi passiamo da una scala molto più grezza che raccoglie poche informazioni e che ha un sacco di misure equivalenti, a una scala molto precisa in cui è possibile un'unica misura soltanto. Normalmente in linea di principio io potrei scegliere qualunque scala, data un particolare attributo di un'entità, ammesso che conosca abbastanza dettagli. Normalmente non sono infrequenti i casi in cui invece io non ho una conoscenza approfondita di un particolare fenomeno e quindi quello che utilizzo è una scala meno sofisticata che quindi mi permette di rappresentare meno dettagliatamente e un numero minore di operazioni. Una volta che io ho capito la scala, posso anche capire che operazioni posso fare. Innanzitutto posso andare a capire quali affermazioni su una particolare misura hanno senso. In generale, secondo la teoria di Stevens, io posso fare un'affermazione su una misura e dire che questa affermazione è significativa, meaningful, se questa affermazione, cioè la verità di questa affermazione, resta invariata cambiando misura. Quindi facendo una trasformazione a un'altra misura della stessa scala. Esempio. Queste affermazioni sono significative o no? Allora, Fred è alto 2 volte Jane. L'altezza, come la lunghezza, è una misura di tipo ratio. Le uniche trasformazioni che posso fare sono sostanzialmente trasformazioni di scala, quindi passo da metri a pollici, a inch, a span, quello che volete. Sostanzialmente quell'affermazione, se è vera, resta vera, e se è falsa, resta falsa. Quindi la verità di questa affermazione è indipendente dalla misura precisa, purché ovviamente resti nella stessa scala. La temperatura a Tokyo oggi è 2 volte quella di Londra. E questa qui è un po' meno significativa, perché se la temperatura la misuro in Celsius potrebbe essere vera, se la misuro in Fahrenheit probabilmente no. Quindi facendo una trasformazione non si mantiene la verità dell'affermazione. Oppure la differenza di temperatura tra Tokyo e Londra oggi è 2 volte quella di ieri. Qui saremmo tentati di dire no, ma invece sì. Perché? Per come sono
definite le scale di misura, la differenza tra due misure fatte su una scala di tipo interval è effettivamente una misura di tipo ratio. Andate a prendere le trasformazioni. Se io una trasformazione M1 uguale a M0 più B, la differenza sostanzialmente, anche trasformata, mi elimina il fattore di offset. Resta soltanto il fattore proporzionale. E quindi il rapporto tra due differenze di una scala interval è effettivamente una scala ratio, e quindi può essere la verità di questa affermazione resta invariata anche a fronte di una trasformazione. Oltre al fatto che queste affermazioni siano significative o meno, cambiano anche il tipo di statistiche che io posso andare a raccogliere per sintetizzare un insieme di misure. L'esempio più semplice è quello di misura della tendenza centrale di un insieme di misure. Normalmente noi pensiamo alla media, ma se abbiamo una scala nominale non ha senso fare una media. Se io ho tre italiani, un europeo e due extraeuropei, qual è la media? Non si sa, non ha senso calcolare. L'unica cosa che posso calcolare nel caso di una variabile di tipo nominale è la moda, cioè il valore più frequente. Se però le variabili sono di tipo ordinale, oltre alla moda, posso andare a calcolare anche la mediana, perché se sono ordinali le posso ordinare, posso andare a prendere l'elemento che sta esattamente a metà della mia lista ordinata e quella la mediana. Ovviamente su una scala ordinale io non posso andare a calcolare la media perché non ha significato. Cioè, tornando all'esempio che va dal completo disaccordo al completo accordo, non posso calcolare la media perché i valori che assegno sono assolutamente arbitrari. Non ho nessuna conoscenza di quanto completo accordo dista da parziale accordo. Quindi non posso neanche fare una somma, figuriamoci la quale qui. Per cui quando vi presentano i risultati di un questionario di tipo, standard, quelle scale in cui vi viene presentata una frase e vi viene chiesto il livello di accordo, si chiamano scale Likert, da chi le aveva proposte per la prima volta. Ecco, queste scale sono intrinsecamente ordinali. Quindi se io vi dico che il valore complessivo è 3.5, non vuol dire assolutamente nulla, perché le distanze non sono definite, c'è soltanto l'ordine. Quello che posso fare è andare a calcolare la mediana, oltre alla moda, ma quello lo posso fare su qualunque insieme di dati. Se ho bisogno di informazioni più dettagliate, devo utilizzare delle scale più sofisticate. Ammesso che io abbia una conoscenza sufficiente per raccogliere informazioni su una scala più sofisticata, quindi da interval in poi posso applicare anche le medie. Medie, deviazioni standard e tutto quanto conoscete benissimo.
Un piccolo appunto su cosa si intende per misure oggettive e soggettive. Allora, in teoria, io definisco che una misura è oggettiva se ripetuta mi dà lo stesso valore, effettuata da più persone mi dà esattamente lo stesso valore, quindi indipendente da tutto il contesto in cui viene effettuata. Mentre invece una misura è soggettiva se dipende dal contesto in cui viene effettuata, tipicamente dalla persona che la fa. Quindi i punti raccolti da una squadra in campionato sostanzialmente sono una misura oggettiva, abbastanza. Il valore di una squadra rispetto all'altra tendenzialmente è una misura abbastanza soggettiva. Tenete conto che dipende esattamente da cosa io voglio misurare. Se l'oggetto, l'entità che io voglio misurare è squadra di calcio e l'attributo che io voglio misurare è forza, e vado a chiedere a una persona, la misura che ottengo è ovviamente soggettiva. Se invece io voglio misurare un'altra cosa, voglio misurare dell'entità persona la percezione della forza della squadra di calcio, a questo punto, andando a chiedere alla persona, la misura non è soggettiva, perché io voglio misurare esattamente la percezione di quella persona e non un qualcosa di esterno. Okay? Quindi la stessa misura, però orientata a diverse entità e diversi attributi, può essere, può passare da oggettivo a soggettivo. Ovviamente io le misure non è che me le invento e poi scopro a cosa servono. Normalmente il processo è il contrario, come dicevo prima. Parto da un obiettivo, quindi che cosa mi interessa andare a controllare nel mio processo, e poi vado a definire quelle che sono le misure rilevanti, le entità coinvolte, gli attributi che sono rilevanti, e una volta che ho gli attributi cerco di capire come posso misurare. Allora, nel controllo dei processi, una tecnica che viene utilizzata molto, è un termine utilizzato molto frequentemente, è quello di KPI, Key Process Indicator. Il nome ci dice praticamente tutto, è un indicatore, sono degli indicatori. Normalmente non ne uso soltanto uno, ma ne ho tanti, di processo. Quindi mi misurano gli aspetti di un processo e, diciamo, sono chiave, nel senso che sono focalizzati per un particolare obiettivo. Quindi l'idea che sta dietro il process indicator è, una volta che io ho i miei obiettivi di processo, capisco quali sono le entità coinvolte nel mio processo, vado a identificare gli attributi e le misure. Le misure di questi attributi significativi sono dette key process indicator. Rispetto ad altri tipi di misura, ad esempio gli critical success factor, i key process indicator sono focalizzati su un particolare processo, non riguardano ad esempio un'organizzazione o un contesto più ampio. E rispetto agli indicatori finanziari, che spesso sono molto limitati, quindi si focalizzano soltanto sugli aspetti economici e finanziari, i KPI guardano un processo sotto tutti i possibili punti di vista.
Quindi, di dato un processo, quello che io voglio fare è andare a focalizzarmi su tutti gli aspetti possibili, sempre nell'ottica di raggiungere o di andare a controllare il processo rispetto agli obiettivi o dei piani che ho formulato. Normalmente quando io definisco un indicatore, un insieme di indicatori, quello che devo fare è cercare di definire degli indicatori che siano smart. Allora, smart non è soltanto una parola di moda, ma è un acronimo che sta per Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely. Allora, il KPI deve essere specifico per l'obiettivo che mi sono posto. Io posso definire tanti indicatori su un processo, però soltanto alcuni sono rilevanti e significativi per controllare quel processo e raggiungere i miei obiettivi. Deve essere misurabile, quindi devo poter mettere in piedi in pratica quel processo che assegna un valore a un attributo di entità. Quindi da qualche parte devo avere i miei dati. Se voglio andare a misurare la soddisfazione dei clienti, di un particolare processo di vendita, ad esempio, devo prevedere in qualche modo di avere una rilevazione e avere un qualche luogo in cui memorizzare i risultati. Se non c'è questo, soddisfazione del cliente resta un concetto molto bello, ma assolutamente astratto. Se voglio andare a misurare i tempi di servizio, quindi dalla richiesta alla fine del servizio, devo andare a prendere questi tempi e misurarli e memorizzarli da qualche parte, altrimenti di nuovo è un qualcosa che risulta non misurabile. Questo in termini molto concreti, pensando alle cose che avete visto all'inizio del corso, quando specificate un indicatore, dovete avere nel vostro sistema informativo tutte le informazioni necessarie per calcolare quell'indicatore. Quindi se pensate al modello concettuale, se c'è il tempo di esecuzione, da qualche parte dovrà esserci memorizzato il tempo inizio e il tempo di fine. Altrimenti il tempo totale come fate a calcolarlo? Okay? Quindi deve esserci una coerenza tra quello che volete misurare e quello che il vostro sistema informativo raccoglie e memorizza. Esattamente come quando andate a disegnare una maschera della interfaccia utente, le informazioni che vengono mostrate e le informazioni che vengono acquisite devono stare dentro il vostro sistema informativo. Anche qui le informazioni che volete calcolare devono stare nel sistema informativo. Deve essere achievable, nel senso che normalmente io ho sempre un riferimento per i miei KPI, quindi ho un obiettivo che voglio raggiungere. Ovviamente quell'obiettivo deve essere in qualche modo raggiungibile, altrimenti il controllo che faccio è assolutamente inutile. Deve essere rilevante, nel senso deve essere un qualcosa che mi raccoglie un valore che sia effettivamente utile e legato all'andamento del processo e che mi permetta di andare ad agire in maniera efficace sul processo. Infine deve essere timely, diciamo che potremmo dire tempestivo, cioè devo avere l'informazione
giusta al tempo giusto. Quindi l'informazione deve essere aggiornata e deve essere disponibile quando mi serve. Immaginate come KPI, un KPI che potreste porvi voi, quello di avere un voto di laurea che è superiore alla media della vostra classe. Ecco, in questo caso la media si può calcolare soltanto una volta che siete laureati tutti, quindi un KPI di quel tipo sicuramente non è tanto. Quindi bisogna fare attenzione al fatto che i valori siano calcolabili e siano disponibili nei tempi corretti. Quando io ho a che fare con un processo, normalmente posso andare a identificare tre grosse macro categorie di indicatori, che sono gli indicatori di efficienza, quindi interni al processo, di qualità, quindi voglio andare a vedere l'output e magari anche l'input, a che livello di qualità sono, e di servizio, quindi guardano l'output rispetto all'input, ad esempio il tempo di servizio. Quindi oltre a queste tre grosse categorie c'è un'altra categoria che di solito viene chiamata generale, che si riferisce non tanto a caratteristiche del processo quanto a una descrizione di quello che è il contorno, il contesto del processo. Quindi, se volete, lo possiamo rappresentare in questo modo. Dopo questo livello di dettaglio. Allora, abbiamo efficienza, qualità e servizio. In termini di efficienza di solito parliamo di costo unitario, di produttività e di livello di utilizzo, no, anche delle risorse. Quando parliamo di qualità di solito parliamo di conformità con qualche standard di riferimento, con qualche vincolo contrattuale, di affidabilità e di soddisfazione. Questi, oltre a quelli di servizio, sono aspetti che caratterizzano un processo. Ovviamente, oltre a questi aspetti, è necessario avere una serie di indicatori che io ho indicato come generali, che in realtà non riguardano il processo in sé. L'input di un processo non dipende dal processo stesso, ma mi definiscono quello che sono le condizioni al contorno per il processo. Io adesso ve li racconto così come esempio di KPI, in realtà alcuni questa serie di indicatori non li chiama neanche KPI, li chiama ad esempio KVI, Key Volume Indicator. E per semplicità noi li consideriamo come assieme agli altri KPI. L'importante è ricordarsi che in realtà non caratterizzano un processo, ma caratterizzano il
contorno, il contesto del processo. Quello che faremo la volta prossima è di andare a vedere un po' più nel dettaglio questi diversi tipi di KPI per capire quali sono le misure tipiche che vengono prese, e poi proveremo ad applicare questo schema, questo framework generale, a un esempio abbastanza semplice, per andare a vedere come possiamo definire i KPI per un processo relativamente semplice. Direi che per oggi ho finito, noi ci vediamo domani.